Il libro che stiamo per raccontare è un libro che è diviso in 80 capitoli, anzi, più precisamente, 80 racconti. Spero di non sbagliarmi, sono 80. Andrea Fazioli, mi sto sbagliando, sono proprio 80 i suoi racconti. Sono 85. Sono in fallo, la matematica non è veramente la mia passione. 85 racconti. Intanto, Andrea Fazioli, buonasera e benvenuto nel posto. Buonasera, ma dopo una certa cifra i racconti non si contano più. Non si conta più. È giusto lasciare indeterminato. Perché poi uno resta preso anche, no? dalla parola racconto, perché mi fa piacere parlare dei racconti perché i racconti sono importanti, perché i racconti sembrano sempre una scrittura altra rispetto ai romanzi, no? Lo chiedo a lei in qualità di scrittore, perché c'è questa, ancora un po' questa patina sui racconti che dovrebbe essere tolta, no? Perché tra l'altro dei racconti abbiamo straordinari esempi da Carver e non solo, no? Perché a volte non amiamo troppo leggere i racconti? E tanto più pensando che nella letteratura italiana abbiamo avuto grandissimi autori di racconti. Io credo che sia per ragioni anche commerciali, nel senso che comunque un romanzo crea nei lettori anche una sorta di affezione per i personaggi con i quali passa lungo tempo e quindi risulta magari più facile da vendere, da un punto di vista editoriale però, mentre il racconto invece può essere considerato più difficile, ma in realtà non è nemmeno vero, perché poi il racconto ha altri vantaggi. Il racconto può essere letto in una seduta sola e quindi ci si immerge completamente in una storia dall'inizio alla fine, mentre un romanzo, il gioco forza, deve essere diviso in più tappe di lettura, quindi il racconto arriva diritto tutto intero, almeno il racconto breve, e questo è un grande vantaggio e consente anche proprio un'efficacia e una capacità comunque di immersione al racconto. Va detto che poi nel mio caso si tratta di racconti con gli stessi personaggi e quindi me ne accorgo, adesso è appena uscito il libro, me ne accorgo un po' dalle prime impressioni dei lettori. C'è chi lo legge quasi come se fosse un romanzo, perché i racconti seguono un filo di luce. Perché in effetti è un po' romanzo, non ci si accorge nemmeno dell'effetto dei racconti a volte, no? Ci sarà per questo che appunto alla fine, vi dicevo, non si contano i racconti, no? Perché se uno li legge di fila, certo, in effetti ha l'impressione di leggere un'unica storia. È comunque vero che io li ho pensati come racconti e quindi ho fatto in modo che ogni racconto possa essere letto in maniera indipendente. La mia idea è un po' una sfida, creare un libro di racconti che avesse anche una sua continuità, proprio non tanto per una trama orizzontale forte, c'è a un certo punto anche una vicenda orizzontale, ma proprio per il seguire l'anno, per il seguire le vicissitudini dei due protagonisti lungo le varie stagioni, in maniera che si crei un'intimità. Ecco, forse ho cercato soprattutto l'intimità. Ed è questa una cosa molto importante questa parola, perché non è che andiamo a curiosare, a spiare dal buco della serratura, ma ci aprono la porta di casa loro, questo commissario e la badante. Questo libro è nato con quasi come una sfida. A lei venne in mente, scrive nella nota dell'autore, vennero in mente due personaggi che in apparenza non avevano molto in comune. Quindi cominciò a scrivere con una domanda: che cosa potrà scaturire da questo incontro? Che cosa potrà scaturire? L'abbiamo scoperto leggendo questi racconti in circa 300 pagine, ricordiamo, Il commissario e la badante, pubblicato da Guanda, scritto da Andrea Fazioli. Il commissario e la badante, con l'immagine di copertina, ero la settimana scorsa a Lugano e sono andato a vedere, ho fatto una ricerca su Google, sono andato a vedere se effettivamente fosse Lugano, mi sbaglio? Sì, è proprio Lugano, è lungo la via che costeggia il lago ed è un'immagine che mostra appunto un pontile e poi l'altra sponda del lago, e forse riassume anche un po' uno dei punti che mi hanno guidato, dei capisaldi che mi hanno guidato lungo la scrittura, il fatto che in fondo questo è un libro intorno al tema dell'incontro. Sono due personaggi completamente diversi, un vecchio commissario in pensione occidentale, di una certa cultura, scettico, tra l'altro, di una certa cultura, e comunque che guarda il mondo in un certo modo, e dall'altra parte invece una donna più giovane, una tunisina, musulmana,
che ha una vicenda come migrante, quindi sono proprio due punti di vista opposti, e forse anche la foto di copertina mostrando le due sponde del lago mostra anche che questi due personaggi in qualche modo si incontrano. È per questo che dicevo che io li ho messi in scena nel primo racconto e subito hanno agito con forza, e altrimenti non sarei riuscito a scriverne 85. Hanno agito con forza proprio come manifestando una tensione fra di loro, una tensione e una differenza che poi porta anche a una miglior comprensione del mondo. In fondo entrambi sono diversi anche da me, perché io non sono un vecchio commissario in pensione che appunto non più autosufficiente ha bisogno di assumere una badante, e non sono nemmeno una migrante tunisina. Quindi nella differenza fra di loro, nella differenza con me, alla fine mentre scrivevo mi accorgevo che guardavo il mondo che mi sembrava di conoscere con occhi diversi, ecco, come se la compiutezza dello sguardo fosse possibile solo nella differenza. Sì, è vero, sono due persone completamente diverse, ed è forse per questo che riescono anche a stare insieme in questo gioco delle parti, in questo rintuzzarsi, in questo vedere le cose in maniera diversa. Però quanto sono simili pagina dopo pagina, cioè più andiamo avanti più notiamo che sì, esistono delle differenze, ma in ogni modo c'è quasi uno sguardo comune, seppur ognuno con la propria idea, con la propria religione, anche se il commissario non è così propriamente, per così dire, è abbastanza agnostico, se così vogliamo definire, ammesso che questa sia una definizione giusta. E quindi c'è questo incontro che non rappresenta mai uno scontro, no, definitivo, è sempre qualcosa di giocato con un registro molto particolare del vissuto di queste due persone. Da una parte questo signore commissario Giorgio Robbiani, che era un poliziotto, quindi, come già diceva lei, Andrea Fazioli, una persona che la vita la conosceva bene, mentre dall'altra, si fa per dire dall'altra, questa giovane tunisina con un nome un po' strano, Zainab Ammar, se ricordo bene. Zainab è un nome molto particolare per quanto riguarda la cultura musulmana. Zainab era il nome di una delle mogli, o forse due mogli, di Maometto, l'antica Zenobia, no? Dal nome maschile anche Zenobio, quindi c'è anche una storia che attraversa questo nome. Come mai è arrivato a Zainab, Andrea Fazioli? Ma come sempre quando arrivo a un nome è per delle ragioni in parte fonetiche, in parte scelgo il nome a orecchio e in parte mi piace che il nome abbia un significato. In questo caso Zainab è una delle figure femminili della esatto, a parte il significato di bellezza, la figura di Zainab è proprio una figura anche di saggezza, di figura femminile forte nel mondo musulmano, dove spesso le figure femminili almeno a uno sguardo esterno occidentale e poi oggi anche all'evidenza dei fatti spesso sono trascurate. E io da qualche anno mi interesso allo studio della lingua araba, in particolare per delle ragioni in parte di lavoro, ma poi anche per il mio piacere di scoprire l'altro, di scoprire una cultura completamente diversa tramite lo studio della lingua, che è una maniera particolare di scoprirla e talvolta più efficace che non la lettura di saggi, di articoli o un altro tipo di studio. E quindi studiando anche la lingua araba e cercando di mettermi nei panni del personaggio di Zainab, analizzando i vari nomi che potevano essere adatti alla badante, questo mi suonava anche particolarmente musicale. Particolarmente musicale, e qui la musicalità ha un suo registro di queste due persone, perché poi diciamocela proprio, in questo libro anche si sorride, perché il rapporto di questo signore Robbiani, la cui moglie è scomparsa da poco tempo e lui ovviamente essendo ancora molto legato alla moglie, soffre parecchio di questa assenza, e nonostante tutto, però, nonostante il pensionamento, viene ancora contattato, quindi Robbiani si sente ancora disponibile, ma si sente soprattutto più che disponibile, che lo è di certo, si sente molto utile, anche se per piccole cose, no? Lui ha sempre il suo giusto fiuto. Ma non solo lui, perché qui, in questo libro, Robbiani non è solo, perché qui lavorano praticamente in due a cercare qualcosa che può essere, la verità, che può essere la soluzione di un problema, forse a cercare quella parola
che possiamo tirar fuori la parola pace, no? Perché in fondo trovare la verità vuol dire anche far pace con tutto quanto. Però la parola pace mi riporta, adesso vado a trovare, Andrea Fazioli, una sottolineatura tra le tante, spero di trovarla a proposito della parola pace, eccola qua. Allora, sono Zainab e Robbiani che parlano, e Robbiani dice: difficile, la vera pace è qualcosa che non ti lascia in pace, ecco, devi cercarla da quando nasci fino a... insomma, è difficile, ecco, la difficoltà del trovare pace significa proprio della difficoltà del vivere anche, la difficoltà non solo di riuscire a trovare una soluzione ai piccoli casi, ma qui soprattutto trovare la pace è la difficoltà del vivere, del cosiddetto vivere quotidiano, Andrea Fazioli. Sì, in effetti i racconti, come diceva lei, hanno un impianto talvolta umoristico, talvolta anche poliziesco, ma talvolta proprio esistenziale. Un altro vantaggio dei racconti è che si possono sperimentare stili diversi, e uno dei punti in comune di questi racconti è il fatto che in essi c'è una descrizione della vita quotidiana dei due protagonisti e del loro confrontarsi sulle domande fondamentali dell'esistenza. Ognuno risponde a suo modo, ma è vero, hanno entrambi qualcosa in comune, entrambi hanno subito delle perdite, entrambi guardano al futuro con incertezza, uno è molto anziano e quindi sente anche l'approssimarsi della morte, l'altra è emigrata dal suo paese in un paese completamente sconosciuto, e quindi sì, entrambi non sono completamente in pace. Del resto questa inquietudine che li anima è anche positiva, perché appunto una pace che fosse soltanto uno spegnimento sarebbe un'illusione, quindi è difficile pensare che cosa sia la verità, che cosa sia la pace. Nei micro casi che risolvono, in fondo il commissario si limita poi a dare una mano spesso anche per piccole questioni nel vicinato, si arriva a una piccola forma di verità. Questa piccola forma di verità non è quasi mai la scoperta di una verità fondamentale sull'esistenza, però va componendosi un arazzo di piccole risposte, e in fondo c'è anche in loro una tensione alla ricerca della felicità, qualunque cosa sia. E a un certo punto Robbiani dice a Zainab che non è facile nemmeno essere felici, non è facile nemmeno accettare nella propria vita la felicità, non soltanto lottare per averla, ma poi riconoscerla e tenerla stretta quando la si raggiunge. Diciamo che queste grandi questioni circa la verità, la felicità, circa il destino finale, il compimento dell'esistenza, si intrecciano tra un racconto e l'altro in maniera breve, accennata. Naturalmente, essendo io fedele alla misura del racconto breve, non mi sono mai dilungato su queste cose, però è vero, ha ragione, in filigrana lungo questi racconti appaiono proprio molto spesso queste domande, che sono in fondo le domande vere che stanno dietro invece la domanda più superficiale che di solito c'è nei polizieschi circa la risoluzione di un caso. Il 1° agosto è la festa nazionale svizzera. Grande festa, fuochi d'artificio come sempre, e c'è una coincidenza forse anche quest'anno con la festa del sacrificio, e proprio in uno di questi racconti, La notte dei falò, se non ricordo male, si parla proprio di questo, e anche qui due culture a confronto: da una parte la cultura europea, la cultura svizzera in questo caso, e dall'altra la cultura, anzi la religione musulmana, che attraversa con la festa del sacrificio, che attraversa la festa nazionale svizzera. Sembra quasi un'incursione, ma in effetti è un vivere comune, nient'altro che quello, un vivere comune, ognuno con le proprie idee. Sì, e poi non importa alla fine quale sia la festa, ma Zainab riconosce in questo accendere il falò, in questo riunirsi nelle piazze, riconosce in fondo la stessa vitalità di popolo che riconosceva nelle feste invece da bambina a Tunisi, nella zona di Tunisi. Sono due mondi completamente diversi, però l'essere umano ha questo bisogno anche di cercare l'appartenenza a una comunità, cercare l'appartenenza a un popolo, e nello stesso tempo sente però inevitabilmente anche il taglio, la ferita della solitudine. In questo sia Zainab sia Robbiani sono simili, si riconoscono in una comunità, in un popolo, in un'appartenenza linguistica e culturale, nello stesso tempo però sono due persone anche tormentate e che quindi proprio nel cuore della festa vedono questi due aspetti, ecco, la solitudine e la ricerca di qualche cosa che possa colmare questa solitudine. Ascoltiamo un
breve passaggio da un racconto, dal libro Il commissario Labadante, pubblicato da Guanda, Andrea Fazzioli. Quale sceglie? Sì, allora, posso leggere la prima pagina del primo racconto, che è proprio l'incipit, nella quale si presenta la figura di Giorgio Robbiani e il momento in cui si rende conto di avere bisogno di una badante. Allora, il primo racconto si intitola Un vecchio trucco. C'è chi fa il poliziotto e chi è un poliziotto. Chi appartiene alla prima categoria un giorno cambierà lavoro, andrà in pensione, si troverà un passatempo o aprirà un profilo su Facebook. Chi è un poliziotto, invece, poliziotto rimane, anche a 80 anni, anche con la vista annebbiata e le gambe che fanno cilecca. Il commissario Giorgio Robbiani era un poliziotto. Aveva lavorato tutta la vita, ininterrottamente, fingendo di prendersi qualche vacanza. Non aveva quasi usato i colori, le tele e il cavalletto che gli avevano regalato al momento del congedo. Invece aveva continuato a seguire i colleghi, attingendo alla sua esperienza per distribuire consigli. Dopo la malattia e la morte della moglie, aveva cominciato a uscire meno, anche perché, pure con il bastone, non era facile spostarsi. Negli ultimi tempi la gente aveva preso a camminare più in fretta. Abitava a Massagno, al terzo piano di un palazzotto costruito negli anni 60. C'era un ascensore, ma era vecchio anche lui, e spesso non funzionava. In quei casi Robbiani chiamava qualcuno per farsi portare su la spesa. Come aveva sempre fatto nella sua carriera, cercò di giocare d'anticipo. Sua figlia Giulia si era fermata a pranzo e aveva cucinato un arrosto di maiale con patate al forno. Robbiani le disse che era buono. In effetti ricordava quello cucinato da Lucia, la moglie e madre, che li guardava da una mensola, serena nella sua cornice di legno. Aveva un'espressione calma, quasi rassicurante, come se al momento dello scatto avesse intuito che proprio quella foto sarebbe servita a confortare il suo marito nei lunghi anni da vedovo. E Robbiani gioca in anticipo perché appunto propone lui stesso alla figlia di assumere una badante, anche se poi farà fatica i primi tempi ad abituarsi. Altro che farà fatica. Non è facile. Non è facile sicuramente né nella vita vera e neppure in questo romanzo. Tra l'altro Andrea Fazzioli, questo romanzo sta facendo il book tour, come si dice ultimamente, è stato presentato a Salerno Letteratura proprio poche sere fa. Sì, non è un tour con 1000 date perché i tempi, vabbè, appunto, i tempi sono difficili. Così tempi diversi, no, rispetto, esatto. Rispetto al passato. Però ho avuto la possibilità di presentarlo a Salerno e sono molto felice perché è un festival molto vitale, molto ricco e è stato molto bello portare queste storie ambientate per lo più nella Svizzera italiana, ma poi con qualche puntata a Milano e a Zurigo, e portarle in un ambiente completamente diverso. E in fondo anche questa è stata una forma di incontro, ecco, è stato interessante per la conferenza in sé, ma anche per tutto quello che c'era prima e dopo, per quegli scambi che possono dare proprio soltanto gli incontri concreti, ecco, è stata una bella esperienza. Certamente, anche perché sono importanti sì le presentazioni su piattaforme come si usa adesso, no? Facebook, Instagram e così via, ammesso che sia corretto chiamarle piattaforme, mi scuso se non è corretto, ma in ogni modo il in presenza, come usa dire adesso, è sicuramente un'altra cosa. Però comunque, Andrea Fazzioli, le presentazioni oggi come oggi non possiamo più pensare di farle solamente in presenza, perché ormai è scattato qualche cosa dal famoso lockdown che sarà d'ora in poi qualche cosa di virtuale, qualche cosa in presenza, ormai devono convivere le due realtà, che cosa ne dice? Sì, la presentazione di fatto può anche essere virtuale, il vantaggio della presenza, appunto, dicevo, è quello che viene prima e quello che viene dopo, è il guardarsi negli occhi, è il bere qualcosa al tavolino di un bar, scambiarsi due parole, è quasi il corredo che c'è intorno alla presentazione vera e propria, e anche il fatto poi di uscire di casa e di incontrarsi, poi a dire il vero un libro è fatto per essere letto, quindi se c'è un mezzo che non avrebbe bisogno della presentazione o dell'incontro in presenza è proprio il libro, uno lo legge a casa sua, nell'intimità domestica, se può aggiungere qualcosa all'incontro è proprio lo scambio di esperienza, per uno scrittore ricevere un parere, ricevere direttamente dai lettori delle opinioni, ecco. E quindi non è tanto il momento della conferenza quanto ciò che sta intorno, poi per fortuna i libri non hanno bisogno
come invece per esempio ha bisogno la musica, ha bisogno il teatro, che sono arti messe più in difficoltà dalla contingenza. Ecco, i libri non hanno per forza bisogno di presentazione, l'importante è che uno li apra nella sua camera, nel chiuso della sua casa e li legga. Ecco, e compia quel gesto rivoluzionario di prendere un libro, abbassare lo sguardo e cominciare a leggere. Ciò che farà lei tra poco di nuovo, Andrea Fazioli, da un altro racconto, quale? Allora, visto che prima ho letto l'inizio del primo racconto, che presentava la figura di Robbiani, leggo l'inizio del racconto Compro Oro, perché in questa prima pagina si presenta il passato, la storia di Zainab, così abbiamo insomma letto due scene, i due ritratti, sì. E sono racconti, infatti, il primo e il terzo racconto. A Zainab piaceva usare la macchina fotografica. Era l'oggetto più prezioso che possedeva, un dono ricevuto da suo marito. Erano appena arrivati in Italia, a Pordenone. Lei gli aveva detto che era matto a spendere in quel modo i primi guadagni. Mohammed aveva risposto che il lavoro non sarebbe durato e non sapeva se avrebbe avuto altre occasioni per farla felice. Erano giorni difficili. Insieme al sollievo di aver superato i pericoli del viaggio, c'era lo smarrimento, la sensazione di vivere una vita fasulla. L'Europa era un paese strano. La gente sembrava pensare che tutto fosse solido, che tutto sarebbe rimasto così com'era. Nonostante la precarietà economica, nessuno credeva davvero che potesse arrivare il caos, quello vero, la violenza, la paura di uscire nelle strade. Quando Muhammad aveva perso il posto, avevano provato a trasferirsi in Svizzera, seguendo il consiglio di uno che aveva lavorato per anni nel Canton Ticino. Ma dopo appena due giorni nel centro per i richiedenti asilo, Muhammad si era ammalato. Era morto di una meningite fulminante, le aveva detto con gentilezza il dottore. Lo stesso dottore le aveva pure trovato un lavoro come badante, prima per il signor Bolzani, che era cattivo come una vipera, poi per il signor Robbiani, che in primi tempi era un po' burbero. Con gli uomini bisogna avere pazienza, pensò Zainab, puntando l'obiettivo verso il lago e aspettando che passasse il cigno. Con gli uomini e con la fotografia, come per ogni cosa. Come diceva sua madre, «Shaflatan fa shaflatan, fahma lulithiatan», la barba si fa un pelo alla volta. Eccolo, il cigno, leggero come un sogno. Zainab trattenne il fiato e scattò un'immagine in cui la curva del collo pareva ripetere la curva della montagna sull'altra riva. O forse era il contrario. O forse era il contrario. Tra l'altro abbiamo sentito la sua pronuncia araba. Lei, a proposito dell'arabo, scrive che ha usato la fushā, la lingua classica. Ci può descrivere che cosa sarebbe questa fushā? Allora, la lingua classica è l'arabo che si legge nei libri normalmente, l'arabo in cui è scritto il Corano, e è l'arabo ufficiale, quello che di solito impara uno straniero. Bisogna dire che però nei paesi arabi normalmente si parla il dialetto, e ogni paese arabo ha il suo dialetto, quindi l'arabo parlato è molto diverso dall'arabo ufficiale. I giornali sono scritti nella lingua classica, spesso in televisione si parla della lingua classica, così come nei film, è la lingua del Corano, appunto, è una lingua letteraria importante, però il dialetto è completamente diverso. Visto che spesso Zainab cita anche delle frasi, dei proverbi, ho preferito usare l'arabo classico per non rendere il tutto ancora più difficoltoso. Ecco, una caratteristica proprio dell'arabo è che se per esempio io sto studiando l'arabo, dovessi andare in un paese arabo e dovessi sentire parlare dialetto, sulle prime non capirei nulla. Ecco, è anche in fondo il fascino della lingua, perché la lingua classica è in fondo antichissima, si è mantenuta proprio immutata, si è mantenuta nei secoli grazie alla presenza del Corano, e quindi è una lingua con delle radici antichissime. Poi invece nel parlato ha continuato a evolvere. È interessante anche proprio il paragone fra i dialetti e la lingua classica. Per esempio, i dialetti come il tunisino hanno molti debiti nei confronti dell'italiano, perché i rapporti fra la Tunisia e l'Italia sono sempre stati profondi, no? Quindi si vede proprio nelle parole del dialetto che c'è una miriade di prestiti dall'italiano. Questo dimostra che le storie delle lingue dicono le storie dei popoli. E le storie delle lingue non sono una bomboniera che è messa lì ogni tanto togli la polvere, le lingue sono vive, basta saperle ascoltare e capire che una parola non è mai una parola in sé per sé appartenente a una tradizione fissa, ma la tradizione è un movimento continuo. Prima di salutarci, Andrea Fazioli, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Allora, in questi giorni, devo dire, approfittando di avere un po' di tempo, è proprio
mi sono cimentato nella rilettura di Guerra e Pace di Tolstoi. Era da tempo che volevo rileggere questo libro che avevo letto durante l'infanzia, poi mi ero detto lo leggo durante il confinamento, no? Quando si facevano questi grandi progetti, ma per finire durante il confinamento alla fine ho dovuto lavorare di più anche per riuscire a fare le cose da casa. Andrea Fazioli, non so se in Svizzera succedeva lo stesso che in Italia, noi da bambini leggevamo le riduzioni, no? Una volta si usava leggere le riduzioni dei libri, ma lei ha letto proprio Tolstoi, Guerra e Pace da bambino per intero? L'avevo letto da ragazzo, devo dire che le pagine di politica, le pagine di storia le leggevo molto velocemente da ragazzo, nell'ansia di seguire insomma la storia. Poi il protagonista, il principe Andrei, si chiama come me, quindi mi identificavo nella sua figura e anche nel suo innamorarsi di Natasha. Natasha poi è straordinaria figura, e come non innamorarsi anche da lettori, certo, di Natasha, perché è veramente specialmente quando si porta lo stesso nome del protagonista, no? Quindi la prima lettura fu molto impetuosa, una lettura adolescenziale. Adesso invece mi sono deciso a rileggerlo con calma, e devo dire, certo, è costruito in maniera strana, perché ci sono appunto tutti questi spaccati storici, militari, che rallentano la storia, però è uno di quei romanzi mondo, come Moby Dick. Se ci si adegua a quel ritmo, a quel respiro lento, anche le parti che sembrano portarti lontano dalla storia, lontano dal vivo degli eventi, in realtà contribuiscono a creare il mondo. E alla fine è un romanzo che ti dà proprio l'idea di entrare in un universo, che crea un universo. Ecco, sì, è proprio l'opposto del racconto breve, se vogliamo. No? Tra l'altro, a proposito di racconto breve, perché anche Tolstoi ha scritto un racconto straordinario, ma lo trovo straordinario nella sua semplicità, perché è veramente molto diverso dal resto dei suoi libri. Memorie di una contadina, se non ricordo male, è pubblicato tra l'altro da un editore svizzero, Casa Grande, e tradotto da Isabella Camera d'Afflitto, se non ricordo male, ma potrei anche sbagliarmi, ed è sicuramente un grande momento di lettura. Questa è una lettura veramente molto molto elementare, perché la storia di una contadina è veramente molto elementare, ma dà uno spaccato di come era straordinario nello scrivere, per l'appunto, Tolstoi, per quanto riguarda la capacità proprio di prendere per mano tutti i personaggi. In Guerra e Pace c'è veramente un universo mondo, c'è una coralità, ci sono dei personaggi che nel corso della storia si dimenticano, perché sono veramente tanti, vero Andrea Fazioli? Sì, poi con i nomi russi, il patronimico, il cognome, alla fine non è sempre facile orientarsi. Però è bello anche questo, è bello anche vedere un personaggio così come si vede un conoscente all'angolo di una via, e poi ritrovarlo magari il mese dopo e dirsi ah, però questo l'avevo già visto. Ecco, e tutto questo contribuisce secondo me al fascino. La lentezza, l'indugio non è qualcosa che ti allontana dal cuore del romanzo, ma ti avvicina. Del resto poi nelle scene d'azione, nelle scene di dialogo, Tolstoi è capace anche di essere molto efficace come autore. Nei racconti di Sebastopoli, per esempio, raccontò la guerra in una maniera molto vivida, molto cruda, quindi è un autore che quando vuole indugiare, indugia perché sa che in quel momento sta indugiando, quando invece vuole accelerare è capace anche di accelerare. Andrea Fazioli, autore del libro Il commissario e la badante, pubblicato da Guanda. Intanto io mi devo correggere, perché per quanto riguarda la traduzione di Memorie di una contadina, ho detto Isabella Camera d'Afflitto, invece è Isabella Panfido. Isabella Panfido, sì, che anche trovate. Perché forse si è confuso, perché Isabella Camera d'Afflitto è una traduttrice dall'arabo. Esatto, e infatti può darsi che abbia incrociato. Ho confuso le due Isabella. Grazie ancora Andrea Fazioli, e buon lavoro. Grazie mille a lei, grazie, buona giornata.